Anche qui a quarto abbiamo ottenuto un grosso successo, abbiamo strappato alla vecchia partitocrazia nel comune di Quarto questa municipalità. Dobbiamo proseguire questa nostra azione politica al vostro fianco, in qualsiasi condizione, a fianco a voi, con la vostra collaborazione, con le vostre proposte, poiché i cittadini per noi non sono sudditi da sfruttare ogni 5 anni, quando ci sono le elezioni, come fanno i vecchi politici, ma dovete diventare gli attori, i protagonisti di un cambiamento in meglio di questa società, di un futuro più rosso, di un futuro migliore. Dovete diventare gli attori, i protagonisti. Questo è quello che vogliamo fare. La nostra forza è nelle vostre mani. Nessuno può sostituirsi ai cittadini. La nomina del presidente De Luca. Sì. Alla regione Campania. Che si caccia l'aggio firmato. No, ma le ho firmate, no, comunque le ho l'aggio firmato, corso meridionale, no, i primi film. Certo. Regione Campania. Poiché il signor De Luca è incandidabile, è ineleggibile. È stato eletto un presidente che non ha i titoli per poter diventare. Pensi che me la metterà lente per sole? Ai tempi della legge Severino, questo signore non poteva candidarsi per essere eletto. È stata fatta questa forzatura, ma inutilmente. È un rebus per la democrazia, risolvere il problema. A posto ragazzi, 4 foto. Vai. Mi è piaciuto. E questo non è altro che un vero e proprio golpe, cari cittadini. Modificare le leggi dello Stato a piacimento significa tornare indietro, come all'epoca di Berlusconi, come leggi alle persone. Questo è il problema. È stato eletto un signore che non ha i titoli, essendo stato condannato per abuso di ufficio. Non ha i titoli per poter governare, per poter governare il nostro presidente della regione.